tutti. Allora, in questo video ho intenzione di farmi con voi una maschera. La maschera che ho intenzione di fare è questa qua della L'Oreal, è una maschera anti imperfezioni, argilla pura, agisce su punti neri, restringe pori, eccetera eccetera. Questa è la maschera, è una maschera che io in realtà sto utilizzando da un bel po' e che mi piace moltissimo. Ne basta poco, qua c'è scritto che è per 10 applicazioni, in realtà per quanto ne uso io mi basterà per una vita intera, e quindi niente, ho pensato di farla con voi. Vi metterò poi casomai una foto dell'INCI a chi può interessare. Comunque io l'ho presa scontata qualche tempo fa, ormai tanto tempo fa, su da acqua e sapone. Io la vado ad applicare con questo ottimo pennellino per le maschere preso dai cinesi e devo dire che a me questa maschera sta piacendo, perché non è una maschera che va a seccare o sgrassare la pelle, ma è una maschera che trovo perfetta per quanto riguarda i pori dilatati e i punti neri. Secondo me è una maschera fantastica. Io non ho una pelle grassa, ho una pelle sensibile, ho qualche problemino stupido di capillari fragili eccetera eccetera, però ho anche una pelle mista, che soprattutto in questo periodo estivo tende a sudare e buttare fuori qualsiasi cosa io vado ad applicare sulla pelle. Si lucida facilmente e in alcuni periodi dell'anno che non coincidono con le mestruazioni mi vengono fuori qualche imperfezione, come sta accadendo in questi giorni. In genere è dovuto alla salute generale oppure allo stress, almeno per quanto mi riguarda. Non è una cosa dovuta alle mestruazioni, perché io non ho le mestruazioni da qualche anno e poi vi spiegherò il perché, perché nel frattempo che io andrò, che aspetteremo appunto la posa della maschera, vi spiegherò anche questa cosa, perché volevo un po' anche dei consigli da voi. Comunque la maschera la applico in questo modo e adesso andiamo a aspettare qualche minuto. Perché ho iniziato a fare questo discorso? Allora, io è ormai qualche anno che le mestruazioni non mi vengono, perché negli anni precedenti utilizzavo la pillola in maniera continuativa, quindi senza pausa, questo per non farmi venire le mestruazioni, che è una cosa, mi sono informata da varie ginecologhe, tra l'altro la mia è bravissima, molto costosa ma è molto brava, perché io creavo delle cisti ovariche. Mi sono anche operata una volta per toglierne una che era particolarmente grossa. Queste cisti mi facevano venire dei dolori, soprattutto durante il ciclo, talmente forti da dover andare all'ospedale, vomito dal dolore, svenimenti e cose varie. E negli anni ho provato a fare delle pause, ma nel giro di un mese, due, mi tornavano queste cisti, quindi io non potevo smettere la pillola. Al che qualche mese fa, non era il periodo, diciamo, di ciclo finto, che anche se in realtà appunto io, come vi ho detto, non mi veniva il ciclo, mi viene questo dolore lancinante a livello delle ovaie, mai provato in vita mia, e quindi io mi ricordo ero fuori casa e i miei amici mi hanno accompagnato al pronto soccorso perché stavo malissimo. Nel pronto soccorso, come al solito, mi hanno poi mandato via dopo ore e ore, alle 4 di notte, così senza una diagnosi, però mi hanno detto vai dalla tua ginecologa. Sono andata dalla ginecologa e lei ha capito in 3 secondi che cosa avevo, guardando anche la mia storia clinica e tutto quanto. E praticamente abbiamo scoperto che ho l'endometriosi. E anche le cisti che avevo in precedenza erano cisti endometriche, mi sembra si chiamino, e l'endometriosi è una malattia cronica, non esiste una cura, e vi vado a leggere perché è spiegato un po' meglio che cos'è. È una malattia femminile determinata dall'accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall'utero. Solitamente le cellule endometriali dovrebbero trovarsi all'interno di esso. Questa anomalia determina nel corpo infiammazione cronica dannosa per l'apparato femminile, che si manifesta tramite forti dolori e sofferenze intestinali. I vari sintomi sono dolori molto intensi durante il periodo mestruale e premestruale,
e nel periodo dell'ovulazione, dolori pelvici cronici, dolore nei rapporti sessuali, stanchezza fisica cronica. Questi dolori sono veramente lancinanti. Non esiste una cura e già mi fa rabbia il fatto che io ho scoperto che tante donne soffrono di questa cosa e non è riconosciuta, cioè nel senso se una persona è un po' sorda, non che non sente niente, però un po' sorda, riceve una pensione o comunque è agevolata in alcune cose. Ho fatto un esempio a caso pensando a mio padre, però. Questa malattia, che è una malattia che a volte è molto debilitante, non è riconosciuta assolutamente. L'unica cura, che non è detto che funzioni, ma che comunque va a attenuare un po' le cose, è questa, che è una pillola che non è contraccettiva, attenzione, che si chiama Visanne. Questa pillola va presa in maniera continuativa e va comprata ogni 28 giorni. Questa pillola non è passata dalla mutua e costa 57 euro. È scritto qua. È una spesa grossa che non tutti si possono permettere e quindi già mi fa girare le scatole il fatto che io non ho questi soldi, però li devo spendere perché è l'unica cosa che esiste. Cavolo, dovrebbero passarla questo medicinale perché insomma costa tanto e uno lo deve prendere per forza. Fatemi sapere se anche voi avete questo problema. Se avete dei consigli, come lo risolvete, fatemi sapere un po' anche la vostra opinione, il vostro parere. So che c'è un centro a Verona che è specializzato in questo, ma ti danno un appuntamento, tipo io lo prendo oggi e la visita ce l'ho tra un anno, ma è una cosa che andrò a fare. Tra l'altro, un altro problema di questa malattia è che, soprattutto se come me si aveva dei problemi di cisti, porta ad essere sterili, quindi insomma ci sono varie cose. Ho scoperto poi informandomi che vari sintomi che io avevo da qualche anno probabilmente sono legati a questo, nel senso il fatto di essere sempre perennemente stanca morta, anche in giornate dove io non facevo niente, il fatto di avere questi problemi intestinali, a volte avevo come delle bucature di spillo a livello intestinale fortissime. Ho scoperto che anche questo è uno dei vari sintomi. E quindi niente, era solamente per dirvi: ecco, questo è quello che io ho trovato. Non esiste un farmaco generico di questo, e da quello che ho capito, perché sono un pochino informato, non esiste qualcos'altro. Quindi, boh, fatemi sapere voi che cosa vi ha consigliato il vostro medico, perché tra qualche mese avrò una visita di controllo e magari così propongo al mio ginecologo le varie opzioni e ne parliamo, perché questa qua, secondo me, a mio parere, non è una grande opzione, visto che costa 57 euro ogni 28 giorni. Anche no. Però vabbè, chiusa questa parentesi. Nel frattempo la maschera si sta leggermente seccando, ma comunque non mi va a tirare assolutamente la pelle. E vi volevo dire, prima di fare questa cosa qua, mi sono messa a guardare i vari video vecchi di Annalisa Superstar, che ha anche un altro canale che si chiama Casa Superstar, e ve lo volevo consigliare se non conoscete questa ragazza perché mi piace molto, è molto solare, è simpatica, è una ragazza palermitana e mi piace veramente tanto, mi tiene un sacco di compagnia, di solito mi riguardo i suoi video prima di andare a letto perché vado a letto molto rilassata, mi mette il buon umore, è molto allegra. Quindi ecco, se non la conoscete vi lascio i link casomai dei suoi canali tra le schede e andatela a vedere perché è molto carina. E, tra l'altro, stavo guardando appunto dei video sui consigli per tenere la casa pulita con gli animali, se abbiamo appunto degli animali in casa, e credo che farò tesoro dei suoi consigli e proverò le cose che ha consigliato lei. Il mio gatto nel frattempo è svenuto nel corridoio perché poverina ha caldo ma vuole giocare. Tra l'altro io non so se lo vedete dalla telecamera ma ho la finestra chiusa. Le persiane le tengo chiuse perché sennò il mio gatto vola di sotto dalla finestra. Quindi mi sto preparando per fare un telaio con una rete da mettere alla finestra in modo da poter togliere e mettere, però da poter aprire la finestra e non far buttare di sotto il gatto, perché ecco, è una cosa che assolutamente non vorrei. Passano tanti gabbiani, piccioni e lei li vede, vorrebbe andare, quindi preferisco fare così. Però a quest'ora del giorno, che sono le 13,
Devo tenere anche la finestra chiusa perché altrimenti mi entra solamente il caldo, quindi io sono praticamente dentro una grotta e non riesco a vedere il fuori, non sono ancora mai andata al mare, quindi boh, per me è una cosa devastante. Vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Eccomi qua. Sono andata alla Lidl l'altro giorno e ho acquistato, c'era un po' di cose buttate lì così a casaccio, e ho acquistato questo contorno occhi alla rosa. Ne ho sentito parlare molto bene e niente, era scontato, l'ho voluto prendere. Il contorno occhi è questo, ha dei parabeni però, quindi non ha un buon inci, però era scontato, mi piaceva. In realtà, ecco, come avete visto, io ogni mese faccio il video degli acquisti naturali in collaborazione con altri canali. E come avete visto, io di cosmetici non ne sto più comprando per vari motivi. Il primo motivo è questo: la visita dalla ginecologa che costa 200 euro, le analisi del sangue che ne costano quasi 100, e quindi insomma spendo soldi in medicine. In più devo fare altre visite sempre un po' a livello, diciamo, ginecologico, ma non solo. Perché la mia famiglia ha un gene mutato che è lo stesso che aveva Angelina Jolie, che ti causa, ti fa, hai tipo il 95% di probabilità che ti venga un tumore alle ovaie e al seno. E quindi devo fare anche questo test per vedere se sono positiva o no. È una roba tutta molto costosa. Quindi sto cercando di risparmiare per quanto riguarda i cosmetici e anche perché ne ho tanti, poi sto lavorando, però sto lavorando solamente il fine settimana con un catering, quindi ecco, insomma, i soldi qua scarseggiano, devo trovare un altro lavoro. Però niente, vi volevo far vedere, ogni tanto qualcosina me la concedo, cosina poco, tipo questa, ogni tanto sì, perché bisogna essere un po' felici a volte. Allora, io direi che andrò un pochino a inumidire la maschera con l'acqua termale Jonzac, che adesso non ho qua, ma ho di là. Aspetterò altri 2 minutini, poi sciacquo e torno da voi. Tra l'altro, mentre aspetto, vi volevo segnalare queste tisane qua che sono dell'Angelica. Io le avevo prese alla Lidl. Aspettate, metto a fuoco. Eccolo qua. Questa qua è drenante anticellulite, tisana freddo in filtro. Quindi va fatta l'infusione acqua fredda e mace, ciliegio, meliloso per drenare liquidi, eccetera, eccetera. Io me lo metto in questo bellissimo cosetto qua, preso da Maurice. E niente, me lo bevo a freddo e per l'estate è ottima. Sulla cosa anticellulite non dateli retta perché non è vero, però fa fare tanta pipì. Quindi ho sciacquato la maschera, ho utilizzato una spugnettina, la pelle è molto molto morbida, per niente secca, non sento l'esigenza di dover applicare delle creme e effettivamente i pori dilatati temporaneamente insomma sono spariti, quindi è una maschera assolutamente che vi straconsiglio. Ci sono varie varianti, io ho questa e mi piace tantissimo. Tra l'altro vi volevo chiedere anche qualcosa, ma me ne sono scordata. Ah, ok, mi è venuto in mente. Volevo provare a fare dei vlog, qualcosa un po' di diverso per cambiare. Il problema è che io non ho una fotocamera, per questo, per fare questa cosa qua, e non ho soldi ovviamente per comprarla, assolutamente non ora. Il mio telefono fa abbastanza bene, si vede abbastanza bene, ma si sente molto poco l'audio. Ho capito questa cosa qua, quindi non lo so, non so come fare per risolvere questo problema. Però sì, qualche vlog mi piacerebbe farlo, soprattutto quando vado al mare, che qua c'è un mare bellissimo. O magari so che alcune interessano, tipo le pulizie di casa, quindi magari riprendere una cosa del genere. Ora vediamo. Però vi volevo chiedere, voi come le togliete le macchie di caffè dalle maglie bianche di cotone? Fatemelo sapere, perché io questa cosa non so farla e devo smacchiare una maglia, ma non so veramente come fare, quindi fatemi sapere come fate voi. E niente, quindi ora mi metterò a cercare di smacchiare questa roba in qualche modo, poi vedremo. Ho fatto il cambio dell'armadio, che è stata una roba allucinante, veramente allucinante. E vi volevo far vedere la Sciuscina, che non so cosa fa, beve, beve un sacco. Io non so, ma i vostri gatti bevono così tanto? Guarda. Sciopi! Ciao! Ciao! Lei chiacchiera un sacco, l'amore della mia vita. Sì,
Ciao Olivia! E quindi niente, vi saluto anch'io insieme a Olivia, ecco, leccati il cookie. Noi vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!